Questa porta è chiusa dall'interno e la chiave è ancora nella toppa. Mitico! In questo modo la chiave che si trova all'interno di questa toppa andrà a finire sulla ricetta del mago. Ah, anelli di congelati! Se c'è un'altra ragione per vivere, io non la conosco. Bingo! E so che è doloroso, ma tu devi riunirti al branco. Addio, vermiciattolo! Corri di nuovo libero e selvaggio nella prateria. Vai, 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 vai e non voltarti. Da allora? Ups, la porta deve essere aperta, ma credo che per la chiave non ci sia più nulla da fare. Avevo giusto bisogno di un grattaschiena. Aprite! Aprite! Non costringetemi a buttare giù la porta! Ma chi voglio prendere in giro? Prima Pantagruel viene rapito, poi mi tumulano in questo tugurio. Comincio a credere che qualcuno ce l'abbia con me. Per dindirindina! Non so come sia possibile, ma sembra proprio che questa leva resetti il tuo computer. Due sole parole, mai più. Perché mai mettono quegli insensati castelli nelle bocce per i pesci? Non ho mai visto un pesce vivere in un castello. Certo, non uno normale. Non sto parlando di quei pesci in quei fuorvianti cartoni animati che... Ma cosa diavolo sto dicendo? Ha detto che ho un pessimo accento. Deve essere lì a stagionare. Vorrei proprio sapere quanti ne riesce a produrre un maiale in un anno, di questi. Cani che giocano a poker. Un inno al cattivo gusto. Chissà se il suo creatore aveva previsto una fine del genere per la sua opera. Questa bottiglia conteneva birra di radice. Questa bottiglia conteneva... È vuota, meglio per me. Perdonami se puoi. Agli ordini. Tutti dischi volanti. L'imbianchino doveva avere davvero molta fretta. Vieni dal papà. Se nessuno l'ha fatto fino ad ora, ci sarà un motivo, non credi? All'apparenza è una porta del tutto normale. L'unica cosa insolita è uno strano odore che sembra provenire dall'interno della stanza. Non mi sembra chiusa a chiave, ma ho la certezza che qualcuno stia spingendo dall'interno per non farmi entrare. C'è nessuno? No, nessuno! Visto? Nessuno. È disgustoso. Ci sono dentro dei sigari spenti succhiati all'inverosimile.
Non se ne parla neppure. Il fumo nuoce gravemente alla salute, provoca il cancro e se fossi incinta, ma non lo sono, sarebbe dannoso al mio bambino. Anche voi a casa, mi raccomando, non fatelo. Non mandate in fumo i vostri risparmi. Comprate videogiochi, uscite con la vostra ragazza, fate dello sport, date la caccia agli alieni, ma non fumate. Pensate a me e a chi vi sta vicino. Grandissimi, il miglior gruppo heavy metal della storia. Mi ricordo ancora di quando hanno segato in due il loro batterista e poi gli hanno sfasciato addosso le chitarre. Li adoro. Ce l'ho già a casa. Ho letto da qualche parte che bambole con le fattezze di bambini risalgono solamente al 1710. Prima di allora questo genere di fantocci aveva le sembianze di un adulto. Penzola da quella trave di legno. Immagino serva per avere un costante aggiornamento sulla direzione della forza di gravità. Così facendo andrei contro una delle definizioni di essere vivente. Dovrei nascere, riprodurmi e infine morire. E io non mi sono ancora riprodotto. Indica l'ora esatta. Non cambierei per nulla al mondo il mio orologio. Mio padre ha venduto la sua collezione di gomitoli di lana per potermelo regalare. È Amethyst, l'ultimo disco dei Take Death, un concentrato di sangue, metallo e lacci da scarpe. Sulla copertina c'è un criceto che danza su enormi cristalli d'ametista. Semplicemente geniale. Ritengo che stramazzare al suolo russando non mi farebbe fare grandi passi avanti. Ammesso che non sogni di nuovo quel maledetto coniglio che continua a sussurrarmi frasi profetiche e oscure, in quel caso sarebbe tutto diverso, sì, questo è sicuro. Chi dorme lassù non si deve essere ancora abituato a stare così in alto. E che altro c'è da aggiungere? Benvenuto nel bazar di Mortimer, gentile cliente. Un ponte tra il mondo dei vivi e dei defunti, è vero? Dove tutto esiste solo per essere acquistato al prezzo minore e rivenduto al maggiore. Proprio come richiede il sistema capitalistico d'altronde, e così sia. Salve. Posso esserti utile in qualche modo, possibilmente senza dover contrarre l'osteomielite? Presumibilmente sì. Mi piacerebbe sapere qual è il nome del suo corvo. Il suo nome è Antilope. E perché chiamare un animale col nome di un altro animale? Perché sono un tipo eccentrico, è vero? Già! In cosa consiste il legame fra il mondo dei vivi e dei morti che ostentava poco fa nel suo preambolo? Innanzitutto nel seducente e consolatorio aroma di morte che pervade questo vano, è vero? E poi? Va considerato anche il fatto, è vero, che gran parte della roba che mercanteggio in questo bazar apparteneva a gente che ora è morta. Interessante. Nel linguaggio di programmazione C++, quando si esegue la derivazione di una classe, vengono ereditati anche gli operatori che erano stati precedentemente definiti? Decisamente sì. Tutti gli operatori vengono ereditati nella classe derivata, tranne, è vero, l'operatore di uguaglianza. Lo supponevo. In bazar come questo dovete avere per forza qualche pentolone.
È chiaro, ne abbiamo diversi, è vero? Cosa devi cucinare? Rettili, esseri umani, frattaglie bovine? So di correre il rischio di deludere le sue aspettative, ma ho bisogno di un banalissimo pentolone per mischiare gli ingredienti di un filtro. Un banalissimo pentolone. Ho giusto un modello dello scorso anno che potrebbe fare al caso tuo. Prese ergonomiche, fasce di contenimento ad espansione controllata, isolamento acustico, un vero e proprio gioiello. È tuo per $540, più un piccolo extra per il mio disturbo, è vero? Dovrò sfrattare le mie esche. Non credo di potermi permettere neppure le incrostazioni su quel pentolone. L'unica cosa per amalgamare gli ingredienti che posso venderti al di sotto di questo prezzo era originariamente un fermacarte. Forse potrebbe funzionare, è vero? Davvero? Ah, ma chi voglio prendere in giro? No, non funzionerebbe mai. Oh. Sa dirmi qualcosa su una certa... quella roba, la cisti qualcosa di Camaro? Sicuramente intendi la cistifellea di Camaro. Lei è incredibile, come cavolo ha fatto a indovinare? Bando alle ciance! La cistifellea del Camaro è un ingrediente per pozioni e incantesimi piuttosto raro. La sua peculiarità è la disarmante facilità con la quale sublima praticamente all'istante, è vero, alla morte del piccolo marsupiale. Ah? Quindi deve essere estratta mentre il Camaro è ancora in vita. Una procedura che deve essere svolta con velocità e precisione da gente che ha dedicato tutta la vita ad imparare la minuziosa tecnica di estirpazione. Da qui il costo esorbitante dell'articolo. C'era da immaginarselo. Quanto? La cistifellea che abbiamo qui non è delle migliori. Il suo costo non può comunque essere espresso agevolmente, è vero? Senza ricorrere a potenze inferiori a 10 alla settima dollari. Anche se il mio aspetto fiero ed irreprensibile non sembra manifestarlo, le assicuro che sono sul punto di svenire. Ho un disperato bisogno di quella cistifellea. Sarei pronto a tutto. Anche a recitare in quei ridicoli spot per detergenti? Beh, forse non sono letteralmente pronto a tutto, ma... E saresti disposto a fare qualcosa per me? Ci puoi giurare? Bene, perché ho un piccolo problema. Quando è stato assunto, Cornelius Woodward IV, è vero? Il capitano della nave aveva già perduto la gamba e allora, al posto della gamba, c'era una vecchia mazza da golf. Che mazza? Credo fosse un ferro 9, è vero? Ma che c'entra adesso? La curiosità è femmina. Allora, eravamo al punto della mazza da golf. Bene, una mattina venne qui, è vero? In cerca di una gamba più adatta al suo nuovo impiego e... dopo un'interminabile carrellata degli arti artificiali più disparati, è vero? Indicò con un ringhio feroce un prezioso tavolo in stile Luigi XIV che allora usavo come bancone, è vero? Ho dovuto staccare, è vero? Una gamba di quell'inestimabile cimelio per soddisfarlo. E vuoi sapere qual è stata la cosa peggiore? Mi faccia indovinare, non era della sua misura? Magari fosse stato così. La gamba gli calzava perfettamente. Il problema è che non mi ha mai voluto pagare. Insisteva nel dire con quel disgustoso alito salmastro che un pirata come lui non doveva, è vero, niente ad una pappamolla come me. Un vero uomo, diceva, non avrà mai debiti con una femminuccia come me. Ci vuole un bel coraggio a scambiarla per una femmina. È proprio questo il punto, è vero? È una questione di fegato. Il capitano Cornelius mi ritiene un vigliacco, un pavido, e sinceramente non saprei come dargli torto. Non ho ancora afferrato esattamente il punto. Se riuscirai a farti pagare la gamba dal capitano, ti darò la cistifellea che vuoi, per tutti i diavoli dell'inferno. È una questione di principio. Magari ripasso più tardi. Fino a che ora siete aperti? Aperti? Il motto di questa catena commerciale è pronti a servirvi finché morte non sopraggiunga. Conturbante. Oh mio Dio, ma quello... Il Papa! Per tutti i dischi volanti è sommerso dalla... Oh mio Dio! E quando accadrà tutto questo?
Quella viene da Roma. E se la sbatti un po', è vero, puoi vedere San Pietro sotto una nevicata. Simpatico gadget per turisti, non trovi? Non si può dire sia in buono stato. Spira un vento gelido tra le assi di questa botola. Deve essere chiusa da sotto. Continuo a preferire la vecchia Betsy. Il crimine perfetto. Sono single, mi hanno rapito il cane e ho addosso la stessa camicia da 3 settimane, ma non vedo come farla finita possa risolvere questi problemi. Avrebbe proprio bisogno di una bella spolverata. Ed eccomi qui, il tesoro del capitano deve essere qui da qualche parte, come l'epatite. Per tutti i dischi volanti, come ho fatto a non pensarci subito? Quella strana X seguita da una riga sulla mappa non indicava solamente il luogo. Significava, in numeri romani, 11. Oh, santi numi. Ho risolto enigmi ben più difficili nella mia carriera. Ad esempio, sono riuscito a comporre quel puzzle con scritto da 2 a 4 anni in soli 6 mesi.